Eccoci qua, carissimi amici appassionati di vecchi Fiat, qua spettacolare. Andiamo a presentare una bellissima motrice 190-36, bellissima, qua vediamo tre assi, andiamo sul terzo asse, sui dettagli. Veramente bella motrice 190-36. Qua vediamo, spettacolare. Andiamo qua, tre assi Trascar, quindi non è un tre assi originale dell'Iveco. Qua vediamo la scritta Turbostar e la scritta Iveco, che scritta Turbostar non credo che tanto il suo luogo, perché 190-36 era solo un turbo sfirato, ma non era stato prodotto in turbo come turbo star sotto forma di 240-36, era un motore 6 cilindri a posto che il V8 che dovrebbe montare. Andiamo anche sulla campana, bellissimo, ripeto Iveco 190-36. Poi vediamo un po' di dettagli, serbatoio eccezionale, stupefacente, 190-36. Andiamo un po' nei dettagli, bellissimo. Non so se si veda il motore, non credo. Qua vediamo il ribaltabile trilaterale, credo, perché per appunto non ha i suoi agganci dietro, ma ce li ha laterali. Ora andiamo a vedere e no, mi ribadisco, potrebbe essere un trilaterale, però non so se è un trilaterale, perché qua vediamo la sua sicurezza, bellissimo 190-36. Ripeto, non credo che sia turbo star, però sempre bello. Camion qua, vediamo la sua gru, fassi, vediamo qua se riesco a zoomare, fassi, bellissimo 190-36, atrasi Trascar. Andiamo qua sul fregio Iveco, conto proprio, bellissimo 190. E niente, qua vediamo ancora una volta il terzo asse, che alto, e niente, la marmitta che è un po' cambiata dall'originale. Vediamo qua il suo meccanismo, partiva dal motore, andava giù, andava dall'altra parte, poi doveva uscire più o meno in questa zona qua del serbatoio, però qua l'hanno modificata e hanno messo in modo che andasse su. E niente, qua spettacolare Iveco 190-36. Andiamo qua sul fregio, bellissimo. Ho anche filmato un 190-35 qua, il fratello un po' maggiore. Qua, ripeto, la scritta Turbo Star non si dice molto, però comunque spettacolare 190-36. Ora non so se abbia il cambio Fuller o il ZF, però credo che abbia il Fuller, perché 190 venivano prodotti con il Fuller, mentre 240 con il ZF. E niente, qua ancora un'inquadratura del mezzo. Poi vediamo lontano un rimorchio che penso che sia suo, un Bertoia, tre assi, anche Trilex.
niente, io qua vi saluto, appuntamento al prossimo video, spettacolo.